E quell'affare che cosa sarebbe, secondo te? È un potente mezzo alimentato da un jet dial, è un weaver. Come ti è venuto in mente di dargli la forma di un cavallo a dondolo? Mi hai presa forse per una bambina? Oh, è stata una gentilezza da parte tua, vero? Tira fuori quei legnetti e sorteggiamo! D'ora in poi ne faccio volentieri a meno, te l'assicuro! Ah, che sfortuna! Ma perché è toccato proprio a me? Io non voglio andare là! Dammi solamente un paio di minuti e ti darò una lezione che ricorderai per sempre! Ciao a tutti ragazzi! Come avrete capito, io sono Emanuela Pacotto e sono la voce di Zoro. Sei fuori strada, quella belva non sono io! No, scherzavo. Sono la voce di Asop, ovviamente. Probabilmente non mi riconosce perché le mie sembianze sono diverse. Vabbè, era uno scherzo anche questo. Lo sapete, sono la voce di Nami. Guardami bene, sono io, Nami! Tanti mi dicono che Nami, come tanti altri personaggi che ho doppiato, sono tutti un po' pazzerelli. Perché non hai usato questa tecnica su te stessa? È lunga la galleria. Jessie dei Pokémon. State forse insinuando che sono una bugiarda? Bulma di Dragon Ball. Stammi a sentire, è il massimo che sono riuscita a fare, va bene? Anche Sakura di Naruto non è molto tranquilla. Io ti giuro che non te la farò passare liscia. C'è un personaggino veramente molto pazzerello che è durato per poche puntate, ma si chiamava Penny. Come chi sono? Sono il tuo amore! Se Penny doppiasse Nami e diventasse Pami, per esempio, come sarebbe? Ci proviamo? Dai, tira fuori quei legnetti e sorteggiamo! Che sfortuna! Ma perché è toccato proprio a me? Io non voglio andare là! Non doveva toccare a me! Ah sì! E come pensi di riuscirci? È impossibile che questa sia la nave giusta! Insomma, l'hai visto anche tu che sopra c'era uno scheletro! No! Non c'ho più voce, però sarebbe forte. Sei villana, guarda come mi hai conciata! Questo è quanto, spero che vi siate divertiti. Io sì, e un grosso bacio. Ciao! Mirage, tempo! Sono troppo ambition!